Un saluto a tutti gli spettatori e spettatrici, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Mi chiamo Luisa Antoni e oggi sono con me sul palco della Slovenska Filarmonia il maestro Marco Angius, che ieri sera si è esibito su questo stesso palco con un concerto di musica contemporanea italiana, in cui avete ascoltato anche la prima esecuzione del nuovo lavoro di Neville Hall, So Flame in the Air. Per la grande gioia di tutti noi è con noi, anche se da remoto, il maestro Salvatore Sciarrino, che ci parla da Città di Castello in Umbria, nel centro Italia. Dopo questi iniziali saluti in sloveno, la conversazione si svolgerà in italiano con i sottotitoli in sloveno, per i quali ringrazio la Slovenska Filarmonia. Avete sentito molto parlare di Salvatore Sciarrino in questi giorni. Oggi è considerato uno dei compositori viventi di maggior spessore. La sua carriera di oltre 50 anni conta numerosi riconoscimenti: il Premio Internazionale Feltrinelli 2003, Musikpreis Salzburg 2006, Leone d'Oro alla Biennale di Venezia 2016. Le sue composizioni sono state eseguite in tutto il mondo. Maestro Sciarrino, ben Maestro arrivato. Sciarrino, dobrodošao. Maestro Sciarrino, ben arrivato. Allora, ieri abbiamo sentito i brani del concerto dal ciclo SOS. Due brani, un brano che è iniziato il concerto e un brano che ha finito il concerto. Il primo brano, Autoritratto nella notte, risale al 1982, mentre l'ultimo brano che è stato presentato, Languire a Palermo nel 2019. Si tratta di un brano che è stato commissionato dall'Orchestra Sinfonica Siciliana per i suoi 50 anni. Allora, se andiamo a vedere il periodo in cui lei ha iniziato il comporre il suo apprendistato, questo periodo aveva due teste di ponte. Da una parte c'era la rigidità del post-webernismo e dall'altra parte il dadaismo keijano. E quindi la sua scelta è stata quella di iniziare dal suono stesso, da un'indagine dei limiti degli strumenti. A me è venuto un po' in mente un parallelo con le arti figurative che lei ama tanto, quello di Vasily Kandinsky e Paul Klee, che hanno cercato i loro vocaboli, le particelle artistiche con cui operare, su cui costruire il loro opus. Anche Marco Angius, nel suo ultimo libro di cui parleremo dopo, ha scritto: l'invenzione timbrica radicale diventa la struttura portante del linguaggio, quindi un'invenzione che trova un background nell'azzeramento percettivo. Io vorrei chiederle, questa sua scelta come è maturata? Una scelta che ha dovuto per forza coinvolgere anche gli interpreti con cui lei ha instaurato, e cito le sue parole, una collaborazione fiduciosa. E poi nella stessa frase ha detto: e io in fondo sono stato fortunato. Sì, è vero. Nello stesso tempo io stesso non so come avvengano certe cose, perché ci sono la mescolanza di immaginazione, di istinto e anche di quotidianità nel lavoro, sono un qualcosa di veramente quasi imperscrutabile, perché noi tendiamo a razionalizzare i motivi, ma i motivi non sono mai solo razionali. In realtà fin da subito, diciamo, ho preso una strada che poi ha dato dei frutti. Cioè, in fondo, per esempio, Nono aveva per me molto affetto perché sapeva che questa strada che lui aveva scoperto tardi, io l'avevo presa subito. Non solo mi incoraggiava, ma era come quasi un compagno di strada, come un complice, no? No, forse questa contrapposizione, diciamo, fra le varie tendenze della musica di allora non era così schematica come noi la giustamente oggi la facciamo diventare. Era un po' più sfumato e anche più libero, o forse ero io che, essendo più giovane, mi sentivo più libero, e questo non saprei dire. Però, avendo visto di persona Cage, Stockhausen, più tardi anche Boulez, in realtà i conflitti erano in qualche modo fomentati o aizzati dalla critica, più che dagli stessi protagonisti. Perché, diciamo, c'era una sorta di,
bisogno di schematizzazione o di schematizzazione ideologica di certe posizioni. In realtà l'orto era un piccolo orto, era un piccolo campo, non era il campo sterminato dei divi o del commercio. Dobbiamo pensare a delle cose forse più personali e a un ambiente forse più vero di come oggi i mezzi di comunicazione, se oggi fossero più mezzi di comunicazione e di contatto, forse potrebbero supplire quello che invece era il reale contatto. Io, per esempio, da ragazzo sono riuscito a vedere delle cose che non si possono immaginare. Io ricordo a Palermo, nella mia città, che poi è lontana in fondo non so, da Darmstadt, da Venezia, eccetera, eccetera. Ricordo di aver visto una mostra di notazione dove c'erano delle cose così sperimentali, americane, che ancora adesso me le ricordo. Cioè, per esempio, pezzi di musica scritti su rotoli lunghi decine e decine di metri, con una notazione quasi puramente gestuale o visiva. Sarebbe interessante capire che è stato un periodo molto fecondo e di fermento. Forse questo aspetto positivo che io ancora ricordo si è rispecchiato anche in me, in qualche modo, mi ha non solo stimolato, ma forse anche alleggerito in certe. Io non è che ero sicuro di quello che facevo, non lo sono neanche adesso, però sapevo quel poco che volevo fare. Ecco, vogliamo forse accennare a quelli che sono stati i suoi primi interpreti, quelli con cui lei ha fatto un po' il lavoro, diciamo, di scrematura. Ma in un primo tempo erano anche degli amici nella mia città, magari allievi anche di conservatorio, però con delle curiosità, e soprattutto poi quando io mi sono trasferito a Roma erano gli strumentisti della RAI, dell'orchestra della RAI, quindi non dei nomi, come dire, vistosi, ma per esempio Giancarlo Graverini, che era il primo flauto che sostituiva sempre Gazzelloni, perché Gazzelloni era sempre in tournée, il primo oboe, il primo fagotto. Siccome poi questi stessi facevano parte dei gruppi attivi di musica contemporanea, c'era un rapporto anche di lavoro quasi quotidiano e certe volte si inventavano più le cose nelle pause. Per scherzo o per senti questo, ma come si può fare? Allora, certe cose nascevano non così drammatiche, ma in una maniera facile e simpatica. Io poi ho avuto sempre questa virtù di annotare e immaginare delle cose prima di provarle e poi magari verificarle. Certo. E questo all'esecutore piaceva di più, perché Ovvio. ognuno faceva il suo ruolo. Allora, per quanto riguarda la sua musica, lei parla di musica organica adatta ad esseri organici come noi siamo ed ha individuato proprio nel timbro, che è un parametro forse meno presente nella storia della musica come la conosciamo, e nelle implicazioni psicofisiologiche corporali, l'uscita dal determinismo e dall'inespressività, che è contemporaneamente anche un avvicinamento al mondo della natura e a un'ecologia del suono. Questa sintesi che io ho fatto, le sembra corretta? C'è questo timbro che ci porta verso l'organico e verso, la natura. Ha sintetizzato in maniera non solo corretta, ma è anche difficile sintetizzare tutto questo in poche parole. Forse oggi c'è anche un movimento indietro in questo senso, forse un ritorno, ma diciamo la musica fatta di note è un qualcosa di più scolastico. In realtà è sempre stato il suono nella sua espressione la base di tutto. Cioè, se noi facciamo una contabilità delle note di una partitura qualsiasi di Beethoven, non è che ne possiamo prendere il senso. Dobbiamo essere analisti, studiosi e anche nello stesso tempo amatori e direi forse quasi buongustai, cioè perché sono delle cose che ci nutrono in qualche modo, no?
non parlo solo del passato, ma anche dei contemporanei. Che ne dice Marco? Che bisogna cercare appunto nella musica quello che ha detto prima Sciarrino in un passaggio, cioè il senso di una composizione dove risiede, nella partitura, nella performance, nella fantasia dell'interprete, è un insieme di tutte queste cose. Nel conto di tutte queste cose, Certe volte ci si concentra molto sulla partitura, no? Che per un direttore è come dire concentrarsi molto sul gesto, per cui nascono le accademie di direzione, come se, diciamo, il centro, il motore il forse. fulcro del problema sia il gesto. Però appunto tra direzione d'orchestra si chiama perché da un lato c'è il direttore, però dall'altro c'è l'orchestra. E il problema, chiamiamolo problema, ma insomma la curiosità sta proprio nello scoprire cos'è l'orchestra e come l'orchestra. Prima parlavamo per esempio delle parti staccate, no? Di come sulle parti staccate vengono riportate delle annotazioni, certe volte anche ironiche o certe volte di attenzione, no? La partitura è una cosa, è quella che guarda il direttore, però la cosa che a me ha sempre colpito molto è come l'orchestra riesca, anche senza aver letto a casa un pezzo, ci si debba orientare soltanto da una piccola parte di questo pezzo, perché l'orchestra non legge la partitura, però la ascolta. Ognuno dal proprio punto di osservazione, diciamo, dal punto di ascolto. Quindi a quel punto noi pensiamo che la partitura sia il pezzo, però il pezzo poi vive nel momento in cui viene eseguito e parcellizzato. Ognuno dei componenti dell'orchestra ha una propria visione del pezzo, dall'alto, dal basso, dal centro, dalla periferia. Allora ci accorgiamo che i fenomeni musicali pensiamo di conoscerli appunto come immagine globale precisa, ma poi invece vivono in maniera molto pulviscolare, diciamo, all'interno di ciascun soggetto che partecipa dell'evento, di un concerto, di una prima esecuzione anche. Forse quello che lega tutto questo è il respiro della musica, è il respiro di chi ascolta e il respiro di chi la fa vivere. Mi viene in mente che, rispondo forse con ritardo alla prima domanda, che io mi sono messo su una certa strada perché osservavo che tutto respira in questo mondo. Cioè, per esempio, il giorno si alterna alla notte. E così le stagioni si alternano, i periodi dell'anno, noi stessi respiriamo e la musica è fatta di frasi che respirano fra di loro. Questa idea del respiro del mondo è quello che mi ha fatto intraprendere, diciamo, una strada che in quel periodo forse sembrava, addirittura qualcuno diceva che era reazionaria o che era tradizionalista, non era tradizionalista, inglobava la tradizione e inglobava anche quello che è la nostra essenza, la nostra costituzione. Certo. Allora, lei appunto ha parlato di tradizione, la tradizione è una parte molto importante del suo comporre, anche probabilmente del suo mondo, della sua dimensione in questo mondo. Però noi quando ci confrontiamo con un grande maestro sappiamo sempre che possiamo cadere o nell'accademia o nell'epigonismo. E diciamo quello che lei ci consiglia anche nei numerosi scritti che ha pubblicato, tra l'altro volevo dire che gli scritti Carte da suono, che quest'anno insomma sono 20 anni che sono stati pubblicati, non si trovano più. Eh Io sì, la creatrice forse non c'è più. li ho cercati. Ecco, nei vari scritti lei ha, diciamo, espresso quest'idea che l'evoluzione della musica, quindi uscire dall'accademia, dall'epigonismo, ci vogliono le trasgressioni dei singoli individui. Volevo chiederle, oggi lei continua a trasgredire? Dove vede la possibilità di continuare a trasgredire quando molte di quelle che sono state le sue scoperte che rientrano oggi in quelle che si definiscono tecniche estese, sono diventate parte del
bagaglio degli strumentisti e dei compositori. Ma magari fossero diventate bagaglio, secondo me, soltanto di una piccola minoranza non illuminata, ma che ha voglia non solo di trasgredire, ma di vivere in una maniera propria e non di marciare, diciamo, insieme con tutto il mondo. È anche giusto che sia così, cioè che ci sia una grande parte dell'umanità che è più uniforme in qualche modo a un certo tipo di comportamento. E invece alcuni che pensano con la propria testa. Già questa è una trasgressione. Io personalmente sono poi sempre stato convinto che gli antichi, cioè i grandi geni del passato, sono i nostri amici. Quindi è con loro che ci dobbiamo confrontare. Confrontare vuol dire anche superarli in qualche modo, digerirli, mangiarli, nutrirsene. E forse anche distruggerli se è necessario. Non so, per dire il modo con cui io cerco di fare rivivere queste partiture tradizionali. Mettiamo L'Anguire a Palermo, questi ultimi pezzi che Wagner scrive nella mia città. Non li ho orchestrati in una maniera tradizionale. In realtà devo trovare un modo mio per poterli far vivere. Quindi intanto creo una forma che non c'era prima, li faccio diventare melodie circolari, che tutto sommato per Wagner funziona anche, non è che se dovessi scherzare, non so, con Marco, direi che in qualche modo uso questi temi, queste melodie, queste monodie di Wagner come se fossero delle, diciamo, delle formule di Stockhausen. Quindi c'è tutta una serie di cose che sono non solo controcorrente, ma sono dei modi personali e che potrebbero essere anche, potrebbero non funzionare. Bisogna farli funzionare. Questo è importante, però se bisogna ragionare con la propria testa e essere non solo attenti e sensibili, ma volere non far rivivere o conservare le mummie, per esempio, non ci serve a niente. Bisogna che la tradizione sia viva e non che sia conservata. Già l'idea di conservare la tradizione vuol dire non solo accademia, ma vuol dire ucciderla. Quello è veramente pericoloso. Ecco, un'ultima domanda che riguarda le sue prossime composizioni. Vorrei sapere un po' cosa ci aspetterà, su cosa sta lavorando. Ma dunque, oggi ho finito di correggere una partitura per 8 contrabbassi e anche un pezzo di amicizia scritto per una cantante, per Livia Rado, che si chiama Per Livia, come per Elisa, per voce e un piccolo ensemble di strumenti e un pianoforte quasi solista. E oggi ho fatto questo, ma in realtà sto preparando un'opera nuova per il Teatro di Amburgo per il 2023, mentre credo che fra qualche giorno si rappresenterà a Klagenfurt l'opera che l'anno scorso è stata rinviata e che abbiamo visto quasi nascere, perché quando abbiamo dovuto interrompere il lavoro eravamo pronti quasi per andare in scena, mancava solo la prova generale. E quindi era non solo pronto, ma io stesso ho avuto una tale emozione di vedere come funzionava così bene questa produzione, è come se l'avessi già vista quest'opera, perché la regia era straordinaria, ma non ogni elemento per il direttore d'orchestra, coro, la compagnia di canto, era una compagnia di straordinari interpreti, anche attori straordinari. Siccome il testo a cui io ho attinto è Eschilo ed è trattato in una maniera cinematografica, non lo so, ma quello la rende un'opera molto attuale anche, molto di un grande impatto. Spero che vada tutto bene anche se non c'è pubblico. Credo che sia giovedì questa prima fantasma a Cladio. Bene, maestro Sciarrino, adesso chiederò un po' di cose al maestro Angius.
soprattutto riguardo a questo suo nuovo libro che le ha dedicato. Allora, Marco Angius correva l'anno 1990 e quindi stiamo parlando di un bel po' di anni fa. E un giovane musicista decide di scrivere una tesi di laurea sull'opera pianistica di Salvatore Sciarrino. Dunque, in quegli anni Salvatore Sciarrino era già un compositore affermato, ma non era famoso e conosciuto come lo è oggi. Cosa ha visto lei in questo lavoro pianistico che l'ha fatta decidere di dedicargli una tesi di laurea? Il motivo era molto istintivo, nel senso che non è che conoscessi Sciarrino, cioè avevo fatto i corsi di perfezionamento, ma avevo già deciso di fare questa tesi e quindi mi ero consultato con lui. Mi sembrava, lo conoscevo più dalle partiture che di persona. E poi in fondo è stato così anche per molto tempo, non è che ci sia stata una frequentazione stretta, c'era un'amicizia, ovvero un rispetto che ci può essere tra maestro e allievo, di un allievo che vuole studiare la sua opera, ecco, l'opera pianistica, ma anche un po' tutta, era una specie di così, di scusa per poi occuparsi a 360 gradi un po' di tutto. Ecco, il libro che noi abbiamo qui come Avvicinare il silenzio è un libro impegnativo da leggere, glielo dico, lo sappia. E non oso pensare tutto il lavoro che ci sta dietro a quello che noi leggiamo, però è comunque un libro che va letto, va centellinato, va letto pezzo a pezzo e ci aiuta ad avvicinare il mondo sonoro di Salvatore Sciarrino. Lei ha deciso di svelare questo cuore pulsante attraverso, come dice lei stesso, un'agguerrita impostazione analitica. Se noi andiamo a vedere sul sito di Salvatore Sciarrino, vediamo che l'opus è immenso. Come ha deciso quali brani, quali opere analizzare? Beh, un po' a istinto, un po' a curiosità e un po' ad attrazione, ecco. Sicuramente c'è una prevalenza di opere che hanno un testo, quindi quasi tutte le opere analizzate hanno comunque un testo di partenza che le ha ispirate, perché diciamo in questa drammaturgia musicale c'è la possibilità di offrire uno sguardo analitico più articolato, più trasversale, che non è soltanto di analisi della composizione musicale. Ecco, quindi ci sono, che ne so, le musiche per Dante, Cantare con silenzio, le voci sotto vetro, il Macbeth. Il libro nasceva come raccolta di una serie di saggi preesistenti. Però ecco, questo primo capitolo, Ricognizioni, era stato suggerito fortemente da Sciarrino stesso, perché serviva un capitolo che spiegasse i principi, che spiegasse come avvicinarsi appunto a questo mondo sonoro. Chiaramente può sembrare densissima come materia, però a me riusciva sempre molto immediata, insomma. Ecco, potrei dire non che non ho fatto uno sforzo, perché sicuramente c'è stato un lavoro che è durato diversi anni, insomma. Ecco. E la particolarità del libro è che c'è stato questo scambio con il compositore, questo scambio continuo, prevalentemente telefonico. È stata una mia scelta e anche un modo di vedere in Sciarrino una figura che per me in quel momento era un punto di riferimento, insomma, non soltanto per quello che poteva riguardare la mia crescita, diciamo, di musicista, ma anche tutta un'altra serie di aspetti collegati che poi in futuro sono stati per me abbastanza determinanti. Per esempio, nel momento in cui ho cominciato a avvicinarmi a dirigere musiche del passato, musiche del repertorio, ho trovato tutta questa esperienza importante, perché uno dei punti cruciali, secondo me, dell'opera di Sciarrino è questa sorta di dialettica, questo modo di confrontarsi col passato, come diceva lui prima, e di superarlo, né di distruggerlo né di annichilirlo, ma come dire, il passato c'è e non si può far finta che non ci sia, ma non si può nemmeno restaurare, perché il passato si può solo reinventare. Ecco, questa secondo me è una cifra importante che riguarda sia i compositori di oggi,
sia in generale gli interpreti di oggi, cioè come mi pongo rispetto al passato in maniera filologica, cioè volendo restaurare come se fosse un oggetto, diciamo, museale, oppure lo reinvento e divento io il compositore a mia volta. C'è un gioco di spostamenti, diciamo così, in cui si pensa che il direttore sia l'interprete, diciamo in generale, sia quello che ha il compito di attuare una certa partitura, ma il direttore è compositore, diciamo, è continua l'opera, diciamo, il compositore scrive, scrive il progetto. Chiedo la parola. Prego, prego. Maestro Angius è un grande conoscitore e lettore dei filosofi contemporanei, moderni del Novecento e dei più moderni. E forse per quello che ha questo modo concettoso di scrivere, che da di musica non si possono leggere troppi capitoli in una volta, ma poco per volta e assorbirli. D'altra parte, poi, stranamente, io che mi dico un compositore organico, ecologico, in realtà ho una specie di tendenza scientifica quasi su certi aspetti, per cui è complesso, come diceva Marco, siamo esseri organici, organici, questa è la cosa straordinaria. È per questo che non riusciamo, pur volendo certe volte per semplificare, a schematizzarci. E questo è il bello, perché siamo vivi. Certo, è vero. Allora, Marco Angius, alla fine lei ha voluto pubblicare in appendice tre testi di Salvatore Sciarrino. Uno di questi, che mi sembra quello che è più interessante, è lo scritto dal titolo Conoscere è riconoscere. E questa è una domanda che faccio un po' ad entrambi. Si potrebbe dire che questo è un testo fondamentale per la poetica di Salvatore Sciarrino, un testo che uno che vuole conoscere la musica non può fare a meno di leggere. Ma io posso dire subito, essendo l'autore, che è stata la prima volta che ho tentato di spiegare in maniera semplice qual era il succo di ciò che io facevo. In realtà era una relazione a un convegno, se non sbaglio, a Cagliari, e che rimase non pubblicata. Sì, forse andava messa all'inizio del libro piuttosto che alla fine, perché in effetti ha anche un valore di apertura di tutti questi concetti e di queste riflessioni che hanno un valore anche didattico, perché non dimentichiamo, insomma, che Sciarrino per molti anni è stato ed è ancora un didatta proprio Mi pare che sia sempre stato molto interessato a questo aspetto del trasferimento, della trasmissione di un pensiero ad altri giovani o ad altri colleghi o ad altri musicisti in generale. Ecco, non c'è soltanto la professione del comporre, ma è una figura, se vogliamo, molto più a 360 gradi, forse come era nell'antichità, diciamo, una figura di punto di riferimento, che non è soltanto colui che ti insegna a comporre, tra virgolette, cosa che forse è impossibile, è come insegnare a dirigere, è una cosa impossibile. Ognuno di noi ha delle attitudini che poi sviluppa e non serve da questo punto di vista andare a scuola, serve semplicemente avvicinare delle figure che poi innescano in noi tutta una serie di riflessioni e di esperienze. Per me, ragazzo, sono state molto importanti alcune esperienze dell'Orchestra Sinfonica Siciliana che era appena formata, cioè per esempio vedere dirigere Stravinsky, assistere alle prove di Celibidache, vedere dirigere Schenken, cioè tutta una serie di personaggi che venivano a Palermo e che per me erano punti, anche punti di riferimento, soprattutto per esempio le prove di Celibidache negli anni cruciali in cui io comincio a scrivere musica. E forse hanno, proprio sulla natura del suono, hanno dato un imprinting piuttosto forte. È possibile, Marco? Sì, devo dire che per esempio oggi c'erano, durante la prova erano presenti dei miei allievi del corso di direzione, e una cosa che cerco di insegnare è proprio questa, cioè per un direttore è fondamentale studiare l'orchestra più che la direzione d'orchestra. E
e pensare come l'orchestra, perché se non si acquisisce questa coscienza è impossibile anche concertare, cioè io ho bisogno di capire come pensa l'orchestra, perché altrimenti è un parlare ma a delle persone che non interessa quello che si sta dicendo. Certe volte c'è questa dissociazione e nella musica contemporanea si è molto creata secondo me, questo falso percorso. E cioè ci si concentra molto sul segno scritto e sulla partitura. E come faccio a studiare un pezzo nuovo? Lo studio e lo memorizzo dalla partitura, ma quello è soltanto un percorso minimo di quello che è poi il lavoro che va sviluppato a contatto con l'orchestra, perché l'oggetto, diciamo così, della nostra ricerca è l'orchestra nella sua globalità, ma anche nella sua complessità, non soltanto come studio strumentale, ma direi anche così. Totale, e non si impara a dirigere, o perlomeno si approccia le problematiche del dirigere soltanto quando si capisce che cos'è l'orchestra, che è la cosa più non tanto che cos'è la direzione d'orchestra, perché si può avere anche una tecnica eccellente, però non si ha niente da dire. La domanda che bisogna farsi è che cosa sto ascoltando e che cosa vorrei ascoltare, e come faccio a parlare, a rapportarmi a una serie di musicisti che ha una storia e che hanno delle relazioni interne piuttosto gerarchiche oppure emotive e così via. Quindi è un mondo, secondo me, estremamente affascinante che è il vero oggetto, secondo me, dello studio di un interprete. Beh, è interessante proprio perché Languir a Palermo, proprio con Sciarrino, eravamo 2 settimane fa a Padova a registrare, a incidere per un nuovo disco questo pezzo. Oggi sono qua a farlo con voi e la settimana prossima saremo di nuovo in Italia con un'altra orchestra, con lo stesso pezzo. Ecco, per me questo è un veicolo di conoscenza, non solo del pezzo in sé, ma anche attraverso il pezzo scopro e imparo tantissime cose. E quando Sciarrino mi ha parlato per la prima volta di Languir a Palermo, l'abbiamo ascoltato a casa sua, ed era una prima versione, diciamo, di questo pezzo, mi ha subito innescato una serie di idee. Ecco, da questo pezzo il discorso, per esempio, di Wagner in Italia, il discorso delle ultime melodie che scrive Wagner, no? Prima di morire, praticamente nell'ultimo anno di vita. E questo pezzo di Sciarrino che, diciamo, da un lato cuce insieme queste melodie, ma dall'altro poi crea una drammaturgia, una fantasmagoria, che ne so, il coro dei grilli è Wagner stesso che sta in questa villa d'estate, o comunque col bel tempo, e c'è tutta è così visionario questo pezzo, e nello stesso tempo è rigoroso, ma è anche visionario. Sembra che voglia creare un ambiente, di fatto lo crea, però nello stesso tempo poi ha una struttura formale che è ferrea, che è conseguenziale. Quindi c'è sempre questa doppia chiave di apertura, cioè un pezzo che si apre all'esterno e nello stesso tempo è un pezzo che ha una struttura implacabile quasi, in qualche modo, ecco. Quindi, noi adesso abbiamo un po' parlato di tante cose, abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Maestro Sciarrino, lei vuole aggiungere ancora qualcosa a quello che abbiamo detto? Io volevo scusarmi con lei perché alla fine non l'abbiamo quasi fatta parlare, Luisa, ma Non è un è problema, siete voi che lei dovete che ha cominciato, però parlare. ha cominciato lei. Siete voi nel focus di questa chiacchierata così che abbiamo fatto. Benissimo, a questo punto io direi che abbiamo concluso. Mi bi pozdravili še naše poslušalce, gledalce. In ta cosa ključimo ta pogovor z dirigentom Marko Mandžusom in z maestrom Salvatorejem Sciarrinom. In to je vse. Zdaj pa vas prepustimo njuni glasbi, ker je glasba obeh. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, grazie a Marco, grazie a Lisa. Grazie a tutti.